Ancora un terribile scontro alle prime luci del mattino in via Calamandrei, l'asse di ingresso in città che vedete alle mie spalle. Questo è il punto dove l'auto con a bordo 5 ragazzi, 5 giovanissimi, si è schiantata con un furgone grave, una 18enne. I due mezzi si sono scontrati intorno alle 4:30 a bordo dell'auto, 5 ragazzi dai 18 ai 25 anni. Improvvisamente lo scontro violentissimo con un furgone guidato da un 67enne di Arezzo. Le conseguenze più gravi sono state per una 18enne che all'arrivo dei sanitari del 118 è stata intubata e trasportata al San Donato di Arezzo. Qui, a bordo del Pegaso, è stata trasferita in codice rosso al Policlinico Le Scotte di Siena. Ha riportato un grave trauma commotivo. Serie anche le ferite riportate da un 25enne di Montevarchi, a vari traumi tra cui la frattura del femore, è ricoverato al San Donato di Arezzo in codice rosso. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Ponte a Poppi, intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Arezzo. Gli altri 3 giovani a bordo dell'auto sono stati trasportati in codice verde al San Donato di Arezzo, così come il conducente del furgone, un 67enne, anch'esso non ha riportato ferite gravi.